Allora, nella mia esperienza di medico, io non ho mai trovato nessun protocollo su nessun tipo di sostanza, nessun farmaco che fosse totalmente accettato dall'intera comunità medica, dall'intera comunità dei pazienti. Non credo sia ancora nato un farmaco che è perfetto per tutte le razze, tutte le età, tutti i sessi. E non esiste né in ambito di chemioterapia, né in ambito degli studi più rigorosi, accademici, di alto livello, sulle singole sostanze. La storia di un farmaco è una storia che è lunga 10 anni, costa 1 miliardo di euro, indipendentemente dal risultato che abbia, quel denaro e tutto quell'impegno deve rientrare. Di conseguenza è successo più di una volta che prodotti che erano dei sicuri autogol per la salute sono stati lanciati fino a che questa quota non è stata ripresa per poter reinvestire sulla molecola successiva. Ora, il punto critico della questione è perché i medici non la segnano. Perché un medico che si sente tutelato da un ministero della salute che ti dice, faccio un esempio, qualsiasi ambito specialistico ha i suoi mostri, prendiamo le amalgame al mercurio dei dentisti. Se si va a chiedere perché le mettevate, se sapevate che il mercurio è tossico per l'uomo, perché eticamente, la risposta è perché eticamente ci sentivamo tutelati da una norma che diceva che questa amalgama si poteva utilizzare. Come c'è stata l'amalgama al dentista, c'è qualcosa ora in ogni ambito specialistico che non è farmaco sicuro, che viene lanciato come farmaco sicuro. Ci sono stati tantissimi scandali. Parliamo di aspirina. L'aspirina è un farmaco conosciuto dalla notte dei tempi. L'aspirina, non tutti sanno che ogni 100 milioni di abitanti per anno crea 2.000 morti per emorragie gastrointestinali, per blocchi renali e altre problematiche del genere, per reazioni autoimmunitarie, altre problematiche che ancora non sono state del tutto scoperte. Si sa che è pericolosissimo sotto i 12 anni, però qualcuno la prescrive lo stesso. Il paracetamolo, fa la tachipirina, famosissima, chi di noi non l'ha usata e non l'ha data ai bambini per la febbre alta, ha fatto la sua fetta di morti. C'è un'immunità legale, se io uccido qualcuno prescrivendogli aspirina, nessuno mi dice niente. Se gli faccio semplicemente venire un po' di vomito perché gli ho fatto inalare un po' di marijuana, gli ho fatto mangiare un po' di peyote o dell'LSD, sono un criminale perché è in una tabella che non è contemplata da un entourage ufficiale che ci ha addestrato e lavato il cervello, che ci ha posto in una condizione che quando siamo usciti dall'università eravamo informatissimi di chemioterapia, di antibiotici, vaccini, nessun straccio di lezione di scienze nutrizionali, ipnosi, agopuntura, medicina ayurvedica, medicina peruviana, medicina tibetana. Ci sono tantissime medicine che hanno risultato, indipendentemente dal fatto che non abbiano sotto dei protocolli scientifici che sono empiricamente riverificabili ogni volta. Pensiamo ai guaritori filippini, hanno una mole di risultati positivi. Si sa che nell'umanità ci sono un 35% di placebo responder, per cui queste persone guariranno dai loro disturbi indipendentemente dal percorso che faranno. Il problema ulteriore che nasce ora nella classe medica è che siamo bypassati ora da una lobby del farmaco che direttamente arriva all'utenza con le reclame tutte le sere per il mal di testa, mal di denti, la sindrome premestruale, Momendol, Enantium, mi viene in mente moltissimi di farmaci che velocissimamente dopo si etichetta, può nuocere gravemente alla salute, tono di voce più basso, detto velocissimamente, la vecchiettina, il vecchiettino sordastro, quella frasilina anche la sentono, si ricordano però che quando hai mal di testa il Momendol quindi funziona, il Momentact, l'Aulin, tanti prodotti che tante farmacopee europee, canadesi, americane hanno già tolto dal mercato, però sono ancora legali, per cui sono facili da prescrivere, se succede qualcosa non ho sbagliato io, è il corpo del paziente che era inadatto al prodotto, un po' come il vecchio medico del Salasso che curava sifilide, peste con lo stesso sistema, tagliava una vena, faceva gocciolare un bacile sangue, se il paziente moriva la colpa non era dell'emorragia ulteriore, era perché gli enti divini e le alte sfere hanno deciso che quest'uomo doveva morire, questa malata doveva morire. La nostra medicina quindi ha tradizioni veramente tenebrose, appunto il Salasso, l'arsenobenzolo, il mercuriale, il medico classico viene da questo tipo di medicina, che è una medicina che ha una copertura politico-clericale, che non ha censure papali e imperiali, si può permettere quello che vuole, ma che non ha ancora una visione integrale di quella che è una realtà concreta delle malattie e dei rimedi. Secondo me arriveremo a questo quando gli acceleratori lineari avranno finito di darci il segreto della struttura della materia, allora potremo cominciare veramente una scienza medica. Oggi, secondo me, è più un'arte che una scienza, non abbiamo ancora le carte per poterla chiamare arte, scienza. Fabrizio, ti voglio interrompere un attimo. È uno spettacolo ogni volta che parli, ti commuovi sempre. È un volo, no? Anche la tua argomentazione. Cerchiamo di inquadrare un po' l'argomento, no? Quali sono i campi di applicazione della cannabis oggi, Allora, dal punto di vista medico? mettiamo che il punto di vista di quelli come me, chiamiamoci gli
illusi, sia che è un prodotto positivo che rinfranca lo spirito, rallegra, toglie lo stress, già questo basterebbe di per sé a introdurlo come senza sensi di colpa, come farmaco succedaneo dei sonniferi, degli ansiolitici, degli antiepilettici in età pediatrica, come stimolante dell'appetito superiore a tantissime molecole di sintesi, come serve per dimenticare il suo effetto collaterale tanto condannato del danno alla memoria a breve termine, è l'effetto principale per cui diventa il farmaco d'elezione nelle nevrosi post-traumatiche da stress, nei veterani che hanno subito situazioni estreme, nelle donne dopo lo stupro, diventa un farmaco che fa macinare prima, fa digerire prima questi insulti spirituali dell'anima. Quindi chiamarlo farmaco, come diceva il Signore, quando è che una cosa si chiama farmaco? Si chiama farmaco un prodotto dal punto di vista medico quando ha un effetto su un'indicazione verificabile, sempre quello. Nel caso della cannabis non sarà mai possibile una sperimentazione scientifica. Abbiamo 7 miliardi di umani, 7 miliardi di schemi recettoriali cannabinoidi diversi che cambiano all'interno della giornata a seconda dello stato d'animo, di che cosa abbiamo mangiato, se abbiamo assunto più grassi, proteine o glucidi, cambiando sia l'effetto che le necessità di dosaggio. Siamo ancora molto in alto mare per sapere a una risposta definitiva, ma la canapa fa male o fa bene. Nella mia esperienza personale a me ha migliorato l'esistenza, mi ha aiutato su tanti aspetti da sociopatico che avevo, da caratteriale, me li ha migliorati nell'interazione con i pazienti, nella capacità di ascoltare, nella sensibilità artistica, nella creatività in ambito scientifico, tecnologico. Secondo me ha delle carte utili, chiaramente non per tutti. È un prodotto, è come il fuoco, non possiamo farlo per tutti, no? Esattamente, anche il fuoco, anche l'acqua, non la puoi gestire in certi modi e farla gestire a tutti in quel modo. Pensiamo, la prima volta che è arrivato l'uomo con il fuoco, te lo immagini che disastro che ha creato in quella comunità arboricola, che è salito sul ramo con questa cosa, terrorizzando tutti. Ora però chi è che è in grado di fare a meno del fuoco? Uguale nella medicina c'è un percorso così, ci sono delle molecole che sono come il fuoco, ci vuole difficoltà a saperle gestire perché non ti bruciano, ma quando hai imparato ti scaldano, ti confortano. La cannabis rientra in questo tipo di terapie. Rimane il fatto che comunque viene applicata anche dal punto di vista legislativo e consentita in talune fasce ben ristrette anche di applicazione, no? Sì. I malati di sclerosi multipla, sì, la Toscana sull'ultima legislazione ha fatto un passo indietro, non ci mettiamo più il titolo di rinascimentale d'Italia, 4 schifose indicazioni, sindrome di cis della Tourette, il dolore neoplastico che non risponde a oppioidi, sclerosi multipla che non risponde a farmaci spasmolitici, una quarta indicazione, pochissime, e chemioterapia, dolore neoplastico, spasmi che non rispondono, dolori che non rispondono, tic che non rispondono, non è accettata come accompagnamento nella chemioterapia di ogni tipo per la stimolazione sull'appetito, per la riduzione della nausea, per l'effetto di distruzione che ha sulle cellule mezze morte del corpo, per questo si può chiamare anche ha dignità per essere chiamata anche farmaco anticancro, non è solo palliativo, non è solo perché ti fa mangiare e non ti fa vomitare che è utile anche perché distrugge le masse necrotiche del tumore riducendo le masse a certi dosaggi, non certo a quei 25 mg a dose che ha previsto il tossicologo forense italiano, che sono dosaggi irrisori. È come dire, ora vi insegno come si fa l'acqua calda, dovete parlare. Secondo me tutte queste problematiche che vanno affrontate dalla lotta alla droga, alla tutela della salute, in realtà non sono proprio sincere le linee programmatiche. Ho visto l'ultimo rapporto del dottor Malizia, che è responsabile di uno dei responsabili del Dipartimento Antidroga, conclude il rapporto droghe 2013 dicendo: e lasciamo ancora aperta la possibilità di trovare una qualche via per dimostrare la tossicità della canapa. Quindi vuol dire che a tutto tondo loro lo sanno già da tempo, che etichettarla fra le piante tossiche è un errore. E non solo lui, ci sono altri interessi fortissimi. Il punto critico, secondo me, è il paziente, l'umano ha diritto a una libera scelta per la terapia, sì o no? Sulla carta sì, di fatto non è ancora così. Di fatto noi siamo ancora addestrati da piccini su su alla politica dell'attribuire la causa dei nostri mali a qualche cosa di esterno, a cercare un nemico da poter incolpare tutto, poterlo aggredire, potergli poi confiscare tutto, poterlo distruggere, annientare socialmente, fisicamente, psicologicamente. Questo secondo me è il punto che la politica e la cultura umana attuale dovrebbe affrontare, cioè smetterla di cercare questo nemico di fuori di noi stessi, da non dare la colpa al clandestino se va male, all'ebreo nella Germania nazista, al pelle rossa
America dei pionieri. Attualmente purtroppo questo nemico è sempre più difficile da trovare. E quale miglior nemico della fascia del drogato? Il drogato è un nemico ideale, è un sociopatico, è uno che vuole uscire dalle lunghezze d'onda normali dell'alta società. Ora vedo uno certo sforzo da parte della società a cercare questo nemico e trovarlo proprio anche addirittura nel malato stesso. Pensiamo a un certo punto alle leggi razziali, a un certo punto Hitler decide che chi non è più produttivo, chi è meno amato, non è più utile, deve essere eliminato. Questa cosa non è ancora finita. Diceva il Signore, ringraziamo l'America che ci ha fatto vincere, l'alleanza, non è successo questo, ha vinto il nazismo, i scienziati nazisti sono andati a lavorare per gli Stati Uniti, Russia, hanno creato la bomba atomica, hanno mandato avanti progetti inimmaginabili di violenza su questo pianeta e ce ne sono ancora molti che sono nelle fasce alte di potere che sono convinti che 7 miliardi siamo troppi e andiamo scremati rapidamente. Ecco perché se c'è una sostanza che allunga le vite, apre la testa, che ti permette di evitare pericoli ulteriori, non può essere amata da un elite dominante ora come ora. Grazie, grazie ancora Fabrizio di essere qua, di aver accettato l'invito. Grazie anche a te Fabrizio. Lo spettacolo continua, qui adesso dobbiamo lasciare il palco per il soundcheck, stasera gli Almoraima, concerto alle 21:30. Grazie ancora.